pure lei. Mi do un attimo. Anche di qua, sindaco. Ci siamo anche noi. È questo, ecco. Il simbolo, no? Grazie. Abbiamo fatto una bella cosa oggi. Sì. Sindaco, il valore di questo appuntamento di oggi? Il valore è un valore simbolico. Io veramente è dai primi di gennaio che sto lavorando a questa cosa, perché il ministro doveva venire il 26 gennaio, poi ha rinviato. Soltanto venerdì abbiamo avuto la conferma di questa opportunità di dare il massimo valore simbolico a una consegna di un bene confiscato che rappresenta la vittoria dello Stato e quindi che rappresenta la fase finale di un lavoro fatto da magistrati e le forze dell'ordine che quotidianamente combattono quella che è il male assoluto della nostra terra. Quindi credo che oggi ci sia stato questo massimo valore, perché il Ministro della Giustizia è venuto a presenziare a questo evento sobrio ma simbolico. Abbiamo approfittato ovviamente per caldeggiare la definizione del Palazzo di Giustizia. Abbiamo organizzato un passaggio del Ministro davanti al Palazzo e poi abbiamo preparato del materiale, delle slide per dimostrare al Ministro quanto poco basta per poter garantire la prosecuzione dei lavori e quindi il completamento del Palazzo di Giustizia, che potrebbe, se riusciamo a rispettare i tempi, essere inaugurato anche dal Ministro che oggi è stato qui. Credo che per quelle che sono state le parole del Ministro ho visto in lei una forte determinazione alla risoluzione delle problematiche, sono problematiche di natura tecnico-burocratiche e in parte, solo in parte, motivazioni di carattere economico. Mancano sostanzialmente, mancherebbero 5 milioni di euro. Se lei pensa che l'opera complessivamente, con tutto quello che gira intorno, arriverà a costare 120 milioni, e ci troviamo di fronte a un'opera che per quello che è la media nazionale e anche locale ha avuto dei tempi sostenibili. E quindi noi speriamo di poter risolvere con l'aiuto del Ministro, che ripeto si è dimostrata molto attenta e sensibile e ha preso degli impegni, di poter proseguire i lavori che potrebbero essere ultimati addirittura anche a fine di quest'anno, ma se no i primi mesi del 2013. Quindi Nello specifico c'è bisogno della risoluzione di una variante che è all'attenzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e al reperimento di questi 5 milioni di euro. Per quanto riguarda il Comune, noi stiamo procedendo a erogare per tranche quanto dobbiamo come Comune e poi abbiamo fatto un investimento anche sul Palazzo di Giustizia, perché abbiamo destinato delle risorse del piano della mobilità alla realizzazione di un ulteriore parcheggio. Tornando al bene confiscato, lo avete dato in maniera definitiva al Tribunale, quindi anche la manutenzione e tutto quanto si occuperà adesso il Tribunale o il Comune ancora? Guardi, questo è un problema che è importante. Purtroppo c'è una norma che prevede che le spese di giustizia le devono sostenere gli enti locali e che poi il Ministero quelli che assegnano, rimborsa. No, quelli che assegnano faranno parte delle spese di giustizia poi. Però in questo caso devo dirle che, trattandosi di deposito di corpi di reato, noi non avremo un aggravio. Però ovviamente consentiremo al Presidente del Tribunale di poter pianificare un po' meglio in questo piccolo lasso di tempo, mi auguro, che è necessario per completare il nuovo Palazzo di Giustizia, per avere la possibilità di poter dar sfogo a una situazione di grande penalizzazione che da un punto di vista delle superfici loro avevano da anni. Poi questa è, come sapete, sono dei beni che sono stati confiscati, è una delle cose. Ecco, possiamo parlare anche come la planimetria? Sì, come sono noi fatti. Oggi abbiamo consegnato unitamente all'agenzia circa 400 metri quadri di
locali, divisi in varie unità immobiliari, parte delle quali sono addirittura state liberate giorni fa, quindi abbiamo fatto una corsa contro il tempo, però oggi, a parte questo appartamento che già era stato utilizzato dal comune come uffici comunali, noi diamo sia questo appartamento che poi tutta una serie di depositi che insomma sono assolutamente idonei a poter essere utilizzati immediatamente. Questo è importante, perché lei sa bene che molte volte i beni confiscati devono essere soggetti a ulteriori spese e opere di adeguamento. In questo caso noi abbiamo realizzato tutto. No, c'è stato bisogno, erano già state fatte, perché in parte erano già utilizzate, quindi le abbiamo fatte a monte quando abbiamo trasferito gli uffici comunali, e in parte le abbiamo fatte per quanto riguarda i locali deposito. Quando è stato assegnato il sindaco degli immobili? Il valore commerciale degli immobili? Guardi, non le so dire il valore commerciale, tenga conto 400 metri quadri a deposito, insomma, fate voi. Quando è stato assegnato al comune questo appartamento? Noi l'appartamento lo abbiamo, è una vecchia procedura, perché questa fa parte, se non sbaglio, della prima procedura di confisca, quella che riguardava anche la caserma dei carabinieri, che è stato il primo bene confiscato di Cannavò, di quel gruppo. Ma noi l'abbiamo avuto e l'abbiamo utilizzati questi beni, l'abbiamo già utilizzati in questi tempi, sì. Certo, adesso dobbiamo lavorare di concerto con l'agenzia, perché la creazione dell'agenzia da un lato ha creato le condizioni per poter ridurre notevolmente i tempi per l'assegnazione dei beni, però dall'altro è in una fase di potenziamento e di organizzazione, e noi dobbiamo un po' guadagnare dei tempi perduti, che sono dei tempi che, ripeto, direttamente proporzionali ai problemi che la procedura dal sequestro alla confisca è stata una procedura molto tortuosa, molto lunga, e che quindi poi consegna ai comuni dei beni che sono abbastanza, diciamo, degradati. Va bene, grazie.